Salve a tutti avventurieri e benvenuti in questa nuova stagione di Regno of Winter, la compagnia del disagio. Nella scorsa stagione ci siamo lasciati con il gruppo formato da Ada, Turion, Bjorn, Astalos e Lem che salvano una malmenata Lady Argentia e sconfitto il chierico di Northgober, Rohkar. Il gruppo è quindi tornato ad Eldraine, dove ha deciso di separarsi. Ada e Turion decidono di fermarsi in Locanda per recuperare le forze, ma non sono i soli. Un nuovo gruppo di avventurieri è arrivato ad Eldraine e ha deciso di fermarsi in taverna. Lanlis, un giovane elfo alla ricerca di sua madre, e i suoi amici, Caleb, un mezz'orco, e un altro nano, Thorimnim. Questo Thorimnim, Lanlis e Caleb, che cosa fate voi? Sì, vado al banco io. Ok. Vado a parlare con loro. Ok, che cosa chiedi? Salve, buon oste. Salve. Avrei una domanda da farla. Madonna mia, sento io. Dica pure. Sì. Le voglio chiedere se passata da qui un'elfa, capelli bianchi, ben vestita, di solito di bianco. E poi gli faccio la descrizione di mia madre, non so cos'altro dire. Da qui passa po e gli risponde: da qui passa pochissima gente. Vestita di bianco, di recente ne è passata. C'è passato un paio di persone. Ma non ti sa dire se fossero effettivamente elfi, umani o qualsiasi altra cosa di questi tempi. Una cosa che si ricorda è comunque che c'era, quando sono passati, c'era questo alone di aria gelida e vedeva dei particolari blu. Non sa se fossero parti di vestito o pelle. Ok. Il freddo potrebbe essere una traccia. Sei sicuro? Perché è una gran figa. Sei sicuro non l'hai vista? Appena lo dici, si gira la moglie dell'host verso di lui. Lui fa un gesto verso la piazza del villaggio e fa: no, non ho visto nessuno che corrisponda alla tua descrizione. Però continua a indicare fuori. Ok. Boh, torno dagli altri. Grazie mille. A lei. Novità? Trovato qualche informazione Allora, utile? sembrerebbe che forse mia madre è passata dalla piazza. O comunque mi ha indicato la piazza. Di Ok. sicuro è passato qualcuno con poteri simili ai suoi. Vogliamo provare a vedere in giro se c'è. Direzione che mi ha indicato, sì. Andiamo a vedere subito. Ok, allora, mentre Ada e Turion pasteggiano, voi tre. Ovviamente tu non bestemmi sottofondo, Sì, ti prego pure. anche. Davanti alla piazza del villaggio vedete questa statua, la cui incisione dice semplicemente la donna. Come vestiario, questa statua indossa più o meno lo stesso vestito che aveva descritto Lanlis, capelli lunghi, però non si riesce a definire la razza. Intorno alla statua c'è ancora un alone di aria fredda, come se fosse ghiacciata questa statua. Se volete, potete fare prova di conoscenze lore Aspetta, locali. è magica? O sembra più il del magico? No, no, non è magica. Cioè, Ok. la statua in sé non è magica. Ma ci sono tracce di magia attorno? Sì, quest'area di freddo. Tu vedi proprio distintamente queste chiazze di ghiaccio, diciamo. Vedi quest'aria fredda condensata in alcuni punti, come le mani e quello che sembra un amuleto al collo. Ci sono delle scritte? L'unico, tutto ciò che è scritto è semplicemente la donna. Ok, se provo ad avvicinare una mano a una delle mani.
Senti un freddo che fa molto familiare. Cioè, senti un freddo come se fosse quello a cui tu sei sempre stato abituato. Però non ti sembra proprio quello di tua madre. Ok. Che questa statua c'entra con quello che mia madre voleva risolvere qui. Nel frattempo, Ad e Tulio hanno finito uno di bestemmiare e l'altro di mangiare. Escono fuori. Il prepizza dopo Sì. proprio. È veramente che di tutto il villaggio ci stanno questi tre soggettini che stanno fissando questa statua che a noi non dice proprio niente. Quindi ci avviciniamo. Ehi voi, che fate? Che fate? Che fate? Che fate? Che ha distratto questa Mi sera? giro, ma chi è che rompe il divano? Appena ti giri, vedi una tipa alta 2 metri. Mentre tu ti giri e vedi gli addominali. Appena ti giri, Alla Madonna. Salve. Credo che le mura fossero più lontane. Questa è più alta di te. In effetti sì. Vabbè. Sì, alto 2 metri. È tipo quasi il doppio mio. Quasi. Vabbè, ma i nani non li conto proprio. Cioè. Nuova unità di misura, nani, oltre alle Vabbè, banane. ve lo stavo per dire io, le Forse sei lì. banane. Sono alto Un un nano nano e equivale a tre mezzo. banane. Un nano e tre Un quarti. nano e tre quarti. Questa è alta 2 nani. Un cognuto. No, mi sa un nano e tre quarti. Vabbè, Ada è alta 12 È banane. vero. Vabbè, volendo sì Vabbè, anche. 12 anche si può fare. Oh mio Dio, ok, torniamo seri. E ciao. Sì, salve, voi chi siete? Salve. Io sono Ada, cacciatrice di una delle tante tribù della Terra dei Mammut, venuta qui per cacciare la creatura più forte che ci sia. Finora ho ucciso un serpente Ok. drago e un alce parlante. Complimenti. Ah! Un alce. Sì. Alce parlante, ok, ci può stare. Ho sentito parlare di alci parlanti. Sapete qualcosa di questa statua? Poi Ada afferra Turion e lui è Turion, il mio compagno d'avventure. Sono immaginata tipo che lo prende per la collottola e lo Dall'armatura. sollevi. Mi prendo per l'armatura tipo un po' di Ok. sacchetto della spesa. Ok, ma sapete qualcosa di questa statua? Beh, è di pietra. La mia conoscenza si Ah. ferma qui. Ok, Usiamo grazie diplomazia. mille. Ok, guardo il nano. Questo dettaglio non mi era sfuggito, grazie però per la precisazione. Ok, guardo il nano. Voi sapete qualcos'altro? Io non ci ho mai fatto caso alla statua. Ok. Quindi anche mai sentito cose strane riguardo questa statua o cose simili? No, eh? No. Più che Ok. altro sapete qualcosa del perché, boh, ci stanno questo ghiaccio tutto intorno? È il motivo Turion, per cui sono venuto esatto. qui. Lo stavo dicendo io, No, stronzo. sta a me dire tira di conoscenze locali, così aggiungi anche qualche altro dettaglio. Io se ce l'ho intanto. Se non ce l'hai, tiralo. Non è. Io ho Ma nobiltà e religione. niente, tiralo lo Quello che stesso. ce l'ho io con le scienze locali. Tanto la Ce tua è l'hai, nel sempre senso. zero. Tanto Ce sempre l'ho, tra zero c'ho. virgolette. Dice il 20 lo Ma so non pure. nobiltà, locali. Tanto non ce l'ho locali direttamente. Tira un D20, tanto. E questo qui è un D20, ma c'ho 0 punti su sto Ah, già, è dado. vero. Vabbè. Io di conoscenza sono a zero peggio di tutti. Ok, allora. Oggi sono messa male anch'io, quindi Ok, vabbè. allora, durante Le ho tutte, ma non so il tuo niente. studiare sul libro dei fabbri e tutto quello che ci ha raccontato Yuln, questi spiriti, anche quello che abbiamo sentito un pochino in taverna tempo prima, questi spiriti derivano tutti dalla guerra delle streghe. Quindi uno di questi portali è la conseguenza di questa guerra.
E che tutto ciò che ha a che fare col ghiaccio si pensa che abbia un legame con questo portale. Questo è ciò che tu non sai in più. Ah sì, e poi che c'è un folletto che Quale folletto? è uno di quelli che non hai ancora ucciso, che ha congelato un intero gruppo di mercenari che era la protezione di una donna che non sai se sia una principessa, comunque una nobildonna del Taldor. Quello di cui tu c'hai la spada e la mano. La mano. Lunga storia. Ok. Ok, voglio sentirla una volta o l'altra. Comunque. Beh, ma avete per caso visto un'elfa con i capelli bianchi, lunghi, vestita di bianco, che usava poteri di ghiaccio? Una gran gnocca. Sì, confermo. No. Per Tutto quello che ho visto, non ho visto l'unica cosa che state descrivendo voi. L'unica donna che abbiamo visto è quella principessa che abbiamo salvato. Come si chiamava? Argento? Una cosa simile. Comunque ci sta poi aspettando al municipio, quindi quando vogliamo possiamo raggiungere. Vediamo se ha. È simile o è quello che cercate, non lo so. Oh, posso... oh. Se è una persona importante, magari sa qualcosa. Infatti. Sì, può essere interessante. Ok, quindi migrate direttamente verso il municipio. Oh, shit, here we go again. Perfetto. Allora, andate al municipio, all'interno di questa enorme sala con un tavolo tra virgolette popolato da gente, ma più che altro sono semplicemente dei soldati rimasti della squadra del Taldor. Questa ragazza qui, che è vestita con un'armatura leggera, da lunghi capelli rossi, occhi verdi e un ciuffo di capelli bianco. Ciuffo di capelli Bianco. bianchi. Oh, come E poi c'è Yuln. No, è tua sorella? no, Ah? io ho capelli neri con ciuffo Sì, ma il bianco. ciuffo, sì, ma il ciuffo bianco, sai, magari. Non lo so. Chiedi a tua madre quando la troviamo. Idiot. Poi c'è accanto a lei ci sono il capo del villaggio, un'anziana, una vecchia anziana, che guardata visibilmente un pochino traumatizzata. E infine c'è un Visibilmente. nano biondo, tutto fasciato, cioè con la testa fasciata, intorno a questo tutto tavolo. Ci sono niente, delle sedie libere. Vi accomodate e vi aggiorno sulla situazione. Quindi sul fatto che c'è questo. Questa creatura, questo folletto che si trova oltre la loggia degli arcieri, dove si sono rifugiati non i rider, in italiano, ma erano i saccheggiatori di Rokar, che si sono circondati lì dentro come una fortezza, e dove hanno rinchiuso Lady Argentia. E questa creatura è legata a un tipo molto più forte di Rokar, che ha dato un sacco di problemi in passato e che ne sta portando altri, visto che adesso controlla anche i vari gruppi di mercenari in giro, oltre che le creature invernali, a quanto pare. Quindi l'obiettivo sarebbe partire alla volta del villaggio dall'altra parte, del portale, arrivare al portale e chiuderlo per evitare che ci siano altre creature che attraversino questo portale. Lady Argentia continua a offrirsi come guida, e
e da dietro dietro le spalle di Lady Argentea compare un piccolo bagliore blu che si muove. Lo vedo io con in direzione Sì, lo magico. vediamo tutti. Ah, ok, ma è magico. Presente magico. Sì, è un folletto domestico. Ah. Wow. Io comincio a guardarlo. Il folletto si avvicina alla tua faccia, cioè veramente è grande quanto la tua mano. Ti punta la sua spada grande come uno spillo e ti fa: "Ehi, che c'hai da guardare tu? Mai visto un folletto?" Però si sofferma un attimo sul tuo ciuffo di capelli bianchi. Soprattutto in casa. Non se ne vedono tanti in giro, soprattutto in casa. Lui si trova in casa. Ok. Non ti dà altre spiegazioni. Comunque, il vostro nome è Lady Argentea, giusto? Sì. E le posso chiedere un'informazione? Dimmi. No. Per caso è passata di qui un'elfa con i capelli bianchi, lunghi, vestito bianco, con un'aura di ghiaccio attorno? Si ricorda di una donna dai capelli bianchi, però era vestita di azzurro, ma non era un'elfa, era un'umana che l'ha attaccata all'interno della sua abitazione ed è per questo che è fuggita. Probabilmente No, sto cercando un'elfa. molte risposte le troveremo dopo il portale, alla chiusura del portale o dall'altra parte. Io guardo gli altri due che sono con me. Volete andare a vedere cos'è sto portale? Perché Che no? portale? Guardo il nano. E tu? All'avventura! Può Infatti. essere interessante. Avevo sentito di problematiche legate ai portali in queste zone. Se c'è da menare i pugni, io Sentite, sono mia madre, pronta, è venuta qui per risolvere una faccenda in sospeso. Può essere questo? Ok, andiamo. Decisi nel partire, alla volta della loggia delle sentinelle, per poter chiudere il portale, si crea un nuovo gruppo, ma si creano anche degli interrogativi. Chi è la donna rappresentata nella statua? Chi sono queste figure vestite di bianco? Cosa hanno in comune Lady Argentea e Nlanlis? Con queste domande nella testa, il giovane elfo aggiunge nuove domande alla lista delle tracce verso sua madre. Ah. Qui, vabbè, lo dico a tutti, mi volto verso tutti. Qui c'è lo zampino della regina delle streghe. È forte? Questa è Sì. Adre, parla. Molto forte. Ok. Sottofondo, ci stiamo cagando sotto. 90 la paura. Esatto. Credo che sia la strega più forte di queste terre. Dannata magia, non ne capisco mai niente. Io un pochettino, ma non sono mai riuscito a imparare, ti capisco. Ok, allora, quindi come ci comportiamo adesso? Andiamo sul ponte? Dov'è questo portale? Il portale, allora, prende al centro della. Non, è dopo il ponte. Il Ok, tragitto è quindi lungo. dobbiamo affrontare quella creatura. Sì. Figo. Qualcuno di voi riesce a fare danni di fuoco? Ada sorride Ada? malevolmente proprio. Perfetto, perché dovrete usarlo Direi lei. perché
che dovete usarlo contro il contro quel maledetto Messi. Ok. Non niente di fuoco. O mi metto gli incantesimi adesso, ma non mi metto fuoco o ferro freddo, Vabbè, ho una no, vabbè, nemmeno. Sei sicuro però? Sì. Vabbè, capito. Vabbè, esterno. Forse. Aspetta, cavolo, vero, io non... Aspetta un attimo, c'è scritto nel... dovresti guardare in Mephid la questa è variant. C'è anche il template toccato dall'inverno. Ah, ok, quindi non lo conosco. Però a noi c'è stato detto fuoco e ferro freddo. Ok, non sono dei due. Ho una torcia, vale sempre come fuoco. Gliela lanci. Sì, letteralmente lo colpisco con la torcia, sono immazzate. Ci sta. Manco un cavernicolo. Posso usare una torcia come, la... come, come freccia? Se ti prende fuoco l'arco sono cazzi tuoi dopo. Quelli sono dolori poi. Ma non prende fuoco l'arco. Ti tiri la monetina da 50. E poi cosa tiro? L'arco direttamente. Tiri la monetina per vedere se ce l'hai ancora intatto l'arco. Guarda, non voglio rischiare. Non fare sfruttate. Ti è 50 e 50, dai. Idee malsane. E vabbè, se c'è un arco impermeabile ignifugo dopo. Magari quello che capita. Ma non ne vale la pena, ragazzi. No, decisamente. No. Quindi, come vogliamo muoverci? Se ci deve menar pugni, è pronta, Ada. Prego, dopo di lei. Non mi ho immaginato una torcia ardente che va veloce contro un proiettile. Io avrei paura se me la trovo contro. E voi tre che fate? Rimanete indietro? Sì, sì. Ok. Sì. Io sicuramente. Faccio camminare la mia aura per non me. Non sono pavido. Ho l'aura sono che marcere. Cammina posto mio. Sì, però sta dall'altra parte della casa, però. Io, vabbè, avanzo con loro, rimanendo leggermente indietro rispetto alle prime linee. Sì. Magari cerchiamo di non metterci dove... qual è che sei tu il bardo? Sì. Qual dei tanti? Io tra poco entro in casa, guarda, busso la porta. Vabbè, bussi alla porta, quello che rimane della porta. La sfondo direttamente. Allora. Bussi alle due assi io, che sono rimaste. Master, io mi attivo la cosa, la difesa mia, tanto un'azione immediata. Ok. Mi può durare in eterno, quindi d'ora in avanti ce l'avrò sempre attiva. Okay. Tirate di furtività. Quanto mi fa male oggi? Quanto ho di furtività? Io non mi ho nemmeno sommesso gradi. Io direttamente non ho furtività, devo tirare un D20 e basta. Dai, facciamo uno. Dai, sei, ma che cazzo. Ho addirittura due in furtività. Io direttamente 16, quindi mi si potrebbe vedere metà corpo. La testa nera si vede a te. Okay. Vedi uno con i rasta, ti preoccupi. Sarai silenziosissimo. Allora. Certo, se... almeno vedi quello. Vedi i rasta innevati. Allora, mentre camminiamo, sentite un urlo che ovviamente era gele di sangue. Io non lo so. Io non ho nessuna immagine da caricare perché mi sembra. No, aspetta, ma non è partito, scusate. Ok, 14, scusa. Adesso è partito. Ma chi è prima? Dovuto che palle, non ho un'immagine adatta adesso. No, vabbè. Lo so, non mi sta caricando internet. Vai. Shit. Non mi sta aggiungendo le cose. No. Nah. Boh. Strano, molto strange. Allora, shit, we're gonna gain, dai. Beh, dai, detto... dai. Oh, dai, caricato. Ok, ma no, ah, ok, ha caricato adesso. Allora, ora si aggiunge una cosa a caso. Ok, allora, sentite nulla che vi raggiera il sangue. E vedete praticamente un raggio che arriva verso Ada.
Devi tirare di riflessi. Io questa cosa la devo fare a pop-up, però non esiste che faccio ancora così. Vabbè, aspetta, ti ricordo che nell'aura non ti mettono anche i tiri salvezza nell'aura, se mi ricordo. Non lo so, non mi ricordo io. No, perché mi ricordo che con il coso del livello 3 ora do i tiri riflessi anche agli altri, i tiri salvezza. Mi serve solo un bonus, non lo so, tu. Aspetta, controllo. Okay, comunque, tanto nel dubbio comunque l'ho evitato. Ho beccato solo metà di danno. Nel dubbio. Nel dubbio riso, patate e cozze. Sì, vabbè, paladino Florio, che cazzo. Oh. Uno di mezzo e zero. Vada, le prende. Oh, un colpo di ghiaccio, cioè un missile magico che no, mi ha fatto zero danni. Ok. Allora, si palesa. Voi non ha notato soltanto Ada, eh. Mm-hmm. Ok. Allora. Okay. Perché questa è la creatura. No, giusto. Occia. Però entro una distanza di 3 metri gli alleati guadagnano un bonus morale di più 4 di tiri salvezza. Vabbè, era già superato, figurati adesso. Quindi tutto si fa capire. Ok. Poi sono in grado di utilizzare qua. Mi si è buggato Roll 20. Oh, bella. Cosa succede? Dai, Continua a farmi vedere il come si chiama, l'anteprima del roll di Ada. Come se ci fossi su. Anzi no, il mio roll, fa vedere il mio roll, però su Ada. Non ho capito perché. Strange. Ok. Vabbè, dai. Comunque, questa è... Non mi ricordo se parla il comune. Mi sembra di no. No, sì, parla il comune. Comunque, dice Ada che se attraversa avrà le ire dell'inverno contro di lei. Ci stiamo cagando sotto. Tipo immune alla paura, stronzi. No, più che altro dopo. Più che altro dopo. Gli ha fatto zero danni e poi sì, sì. Cioè, infatti adesso decide anche di prendere fuoco. Da inverno a inferno una sola lettera che cambia. Giusto. In effetti. Grazie a voi. Rispetto dell'orso. Ok, allora quindi facciamo iniziativa. Che non mi ricordo mai come si fa, quindi sì. Così okay, voi dai, per il turno di sorpresa. Sarò l'ultimo. Dai, ce la sto facendo, vai. Ok. Madonna. Che schifo. Aspetta, iniziativa, ma lo schivo nel verde, aspetta. No, nel blu. Il verde c'ha questa armatura. Ah, ok. Allora, chi dei due va prima, Ada o Thorin? Quanto c'ha di destrezza? Destrezza c'ha 18. Però il tiro abbiamo fatto 17. Allora vado io, ok. Vabbè, Master. Dimmi. Ma non c'è la tabella con le iniziative. Ok, perfetto. L'ero dimenticato. Eccola. Tu sono 1, 2, 3, 4. Sono prima, incredibile. Sì. Io non ci sono nemmeno. Infatti, mi sono accorto. Perché non che sei... perché non hai cliccato sulla tua icona? Ho cliccato sulla mia icona. Sì. Ah, c'è l'iniziativa. Vabbè, aggiungo il turno. Non c'è l'iniziativa. Aggiungo io. Bello. Ok. Manca soltanto il Mefit. Qua manca i Zoz. Non c'è iniziativa, grazie per avermelo fatto ricordare. La prossima volta metto due in destrezza così almeno sto guardando. Guardando intanto. Sara, devi ritirare pure. Sì? No, aspetta, quanto c'è di destrezza? Aspetta, devo guardare. C'è 17. Sì. Ok, allora vai prima tu. Sì, 17. Non riesco a cambiare a lui. Ecco. Ok, allora, non è Sara, bla bla bla. Ok,
Ok, messi tutti in ordine. Ok. Allora, intanto è il turno di sorpresa, quindi agite intanto voi. Quindi Sara. Allora, direi che comincio con una bardic performance. Quasi quasi. Non so quanto è forte. Beh, Ma se so quanto è poco, forte, però. Chi? So quanto è forte sto Mephit. È bello tosto. Un bel ispirare coraggio. Un ispirare coraggio io lo butterei lì così. Tu che dici? Non lo so. So quanto è forte. Non so se questo qua è un combattimento di schifo. Se ne Io vado lo uso. fuori. Allora, Io però lo uso. abbiamo Va sentito che in bene. teoria Fa niente. c'erano i tizi della guardia che ne avevano paura, magari Ne aveva fare paura un anche un po'. necromante, quindi. La Madonna. Con i piccoli dettagli che crescono. Allora. L'avrei usato lo stesso, quindi. Ok. Va bene, al prossimo turno conti round che spendi. Sì. Intanto vai. Quindi. Sì, esatto. Cosa ci dai? Un più uno HP? Allora, bonus morale di più 1, tiri salvezza contro effetti di charme e paura e un più 1 di competenza ad Quindi sono ucciso. attacco, tiri per attaccare, tiri dei danni. E quindi diventa un più 5 Ah. contro paura dopo. Sì, esatto. Esatto. Perfetto, Madonna. quindi un... Ok. Poi. Quindi ci stiamo Sì, cagando lo sotto. confermiamo. A livello Esatto. 2. Poi Thorim. Sta a me? Beh, io... Turno di sorpresa, quindi Aspetta, tutto voi. quindi io se devo... Il range... Già. Io non riesco a vedere niente. Mi Com'è che era il... La creatura è qua, eh. Io... Aspetta, round di sorpresa posso muovermi o attaccare, Sì. giusto? E allora no, accetto un punto di bruciare e quindi estendo il raggio e quindi faccio un Earth Blast con raggio esteso. Ok. Considera che questo sta volando più o meno un paio di metri d'altezza. Tanto se metto raggio esteso ho 120 piedi di A raggio, voglia. quindi Ok. posso prenderla. Lo posso prendere anche se si allontana. E Serve damage modifier più estenderlo. uno dovrebbe essere uno di dado. Non Sì. colpisce. Schifo. E hai massimizzato il danno. Quasi. Avevo quasi massimizzato, avevo fatto 18 danni così easy. Se non, se Vabbè, fosse non andato a finisce. segno, magari. Va bene, vedete che quindi faccio partire questo blocco di roccia dal mio pugno che però si perde nell'aria. Ok, poi prossimo Turion, cosa fai? Sì, aspetta, controllo un attimino la distanza. Sta volando. Ma che vuoi fare? Carica in salto? No, individuazione del male per vedere quanto è forte. Una brutta notizia per te, è neutrale. Cazzo. Sì, è un Mephit. Quindi l'ultimo che tocca è l'Anlis e poi inizia il giro di turno normale. Messi in una posizione di schifosa. Preparo la lancia a una possibile carica. Ma non so se caricherà. Vedremo. Ok. Non ho niente fatto Rientra in passo di carica per Ada. Allora, uno sgorbio qua di Zoz lancia un soffio di fuoco. E il fuoco si sì, a festa di marzo. Un soffio di ghiaccio verso Ada. Quindi riflessi. Ma io non mi ricordo una cosa. Mi controllo un attimo alla scheda di Ada. Che mi sa che non subisce danni quando evita.
No, non è, ok. Sì, perché più che curare non posso fare adesso. Vabbè, tiro di riflessi. Io avrei in posizione delle mani, ma non posso usarlo. Devi dire lo evita. Io healer's hand, perciò. Perfetto, mi si è bloccato un attimo il... Esibisce sempre me passerà un po'. Io riavvio un attimo il ok. Esibisci sempre 0 danni, visto che ha resistenza 5 al freddo. Bravo. Che cazzo, non posso usare punire il male, vero? No. Beh, oddio, in realtà no, perché no. Se fosse un esterno malvagio. No, è neutrale, quindi no. Neutrale. Non fare né il doppio danno né sì, il danno in generale. Se vuoi sprecarlo. Vabbè, allora, siccome Ada c'ha i pugni di fuoco, allora utilizza la sua flessibilità marziale per avere il... quale talento mi manca per farlo? Però l'indulgenza. Più legge per colpire. Ok. Lo può fare a posto. Okay, con flessibilità marziale per... No, c'ha le cose agili. Perché io dico, che talento vuoi prendere? Prende colpo vitale. Wow. Ne posso prendere soltanto uno. Non so se... Sì, colpo vitale prendo soltanto. E in carica aggiunge i due carichi. Eh sì. Hai No, con la flessibilità marziale posso prendere qualsiasi talento io voglia senza soddisfarne i requisiti. Talenti di combattimento. Non c'è bisogno che li rispetti per flessibilità marziale. No, sì che li devi No, rispettare. Flessibilità marziale no. Sì. No, sì. Puoi ottenere talenti di combattimento senza soddisfarne i requisiti. No. Oddio, no. Sicuro di no. Se non è troppo sbroccato. Se tu ti prenderesti Glitter Vital Strike se ignorando i prerequisiti, sarebbe assurdo. Perfetto. Non c'è. Il bello della essere classe. lo so. No, perché non ci sono quelle nuove ancora. The Brawler, Master ah, sì. Prerequisiti. Oddio. Oddio. No. Cosa c'è? No. Oddio. No, sto sbagliando. C'è qualcuno che implode ogni tanto. No, no. Ci potremmo anche essere noi tranquillamente, ma vabbè. Quindi, morale non lo posso fare? Ok, dai, fa niente. Io ho la fibra in Africa, quindi non è che funzioni bene. Beh, dai, fa niente. Ma comunque ha cazzotto in entrambe le mani. Più spallato. Sì. Entrambe le mani va di fuoco. Il primo va. Minchia. Tanto c'è anche un più uno. Ah, c'è un più uno? Allora va tutti. Di bonus. Sì, di a tutto quanto. A posto, quindi ha fatto. Allora. Che bello. Ha fatto 13 danni da taglio. Più 3, no, 3, 13 danni. Anche a quelli là aggiuntivi, no. Quelli no. Quelli aggiuntivi non va, giusto? Non so che cosa sta facendo. Sì, è partito adesso, no, quella cosa. Quindi sono 3. Aspetta un momento, li segno tutti. No, sono... 13. Il bello è che avrei fatto 20 danni, non 18, perché ho pure accettato Barn, quindi ho un ulteriore più 1 a colpire e più 2 i danni. Dica. Eccola. Quarking Strike, ho visto con uno Swift Action. Azione free. Sì, allora, 13, 16. E per un round è un più, ma posso continuare a farla a volontà? 13. A ogni round? Ma che figata! Castrai che figo per quello. 14. Come power attack. Ma è bellissimo. Che cosa?
Arcan Strike. Ho fatto. Cioè, c'ho un'arma magica non avendo. Poi la carica dava più 2 ai danni, giusto? Perché sto giro. No, la carica era più... ti dà. Più da colpire, era. Quindi è 28, per tanto passa lo stesso. Vabbè. L'importante sì, è che. Sì, 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 ho dato 2 cazzotti di fuoco. Ha preso praticamente fuoco. 30 danni sono stati. Yeah. Siccome non ho Bull Rush, non posso farla a gratis. Non la scarico dall'altra parte. Col cinghialotto ce l'avevo, ti ricordi? Cosa? Bull Rush ce l'avevo col cinghialotto, se non sbaglio. Sì, ce l'avevo. Non ricordo. Comunque, dopo il cazzotto. Quando prendi il sì. Sì, con le zanne. Madonna, devo rigiocare. Dopo il cazzotto, dopo i cazzotti di fuoco, atterriamo sul ponte, sia Ada che i Zoz. Siamo tutti e due proni. Oh, ok. Okay. Sono spiaccicati malamente sul ponte. Sostanzialmente sì. Bene. Ok. Se non posso guardare la gola. Okay. Dopo tocca. Allora ci tiro la spada direttamente. Ah cacchio, ho agito prima di Sara. Nel turno normale. No, vabbè, e tu stai preparando l'azione, no? O avevi già fatto la canzone? No, avevo fatto soltanto la. Sì, avevo l'avevo attivata. Di sorpresa. Okay. Sì, esatto. Allora. E tanto devi lanciare okay. La freccia, vai. Sì, facevo con Arcane Shot. Così, okay. Mi dava, così c'è un altro più Arcan uno. Strike, sì. Arcan e Arcane Strike. Ok, dai, vai. Porca Eva. Ok. E dove cacchio è? Dopo. Spostati. Ah no, lì lo vedi. Sì. Bellissimo. Cioè, dovrei vederlo da qui. Sì. Sì, 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 che lo vedi. Non c'è neanche noi che ti rompiamo i coglioni. Però è prono, c'ha un più 4. Tiro di 20 normale. Vero, c'ha un più 4 a colpire. C'ha un più 4 da CA. Perché è prono. Ah, perfetto, allora. E vabbè. E vabbè che vuoi sia. Ma aspetta, adesso tiro di 20 normale. Sì, però aspetta un attimo. Posizionati entro 9 metri da lui. Oddio che è. Ma se mi metto tipo. Aspetta un attimo. Dovrebbe. Sì, perfetto. Ok. Così è un più uno. Poi un black shot. Ok. Ma che schifo. Non colpisce. No, infatti stai guardando tiri vecchi. Ma perché sto guardando tiri vecchi? Sì che sarebbe. Ah, è vero che ci avrei. Sì, vabbè, non colpisce comunque. Ma scusa, ma tu perché non hai schiacciato qua l'arma? Devi schiacciare l'arma te la tira. Tu schiacciare direttamente lì. Sono sì? Scema, ok. Vabbè, vabbè. Comunque hai fatto 12, 13. Non basta. Non basta. Ok, beh, Ada l'ho già fatta agire per sbaglio, quindi Thorin. Allora, io mi sposto per portarmi più o meno dentro. Qui ci arrivo? Sì. E allora, da qui dovrei essere a 9 metri dal... Sì, ho sì, sì. Quindi rivado di blast normale. Ok, vai. Stavolta senza cose addizionali. Allora, c'ho quindi allora più uno dal bardo. Più uno perché ho accettato un barn, quindi più 2. Hai fatto 14. Vabbè, non basta. Ma infatti, e non colpivo più comunque. E invece ce la fa. 23 per colpire. Ce la fa? Direi di sì. Yeah. E allora sono 17 danni da perforanti. Perché posso scegliere quindi già con Ada abbiamo scelto di tranciargli le ali, le buche pure da terra. Bucano allora, tutto. Io lo inchiodo a terra con
stavolta il masso che prende la forma di una specie di punta di una picca. Di un... Qual... Ce l'avete presente, coso Armstrong di Fullmetal Alchemist? Sì. Esatto, che dà il pugno alla roccia e partono sti spunto, ste punte tutte regolate. Parte proprio così. Destro e... Ok. Cram. Dopodiché potete andare. Mancano due persone, Turion e Lanlis. Non posso fare niente. Non c'è anche l'arco. Sì, ma chi si ricorda dati, perché mi ricordo sempre. Ragazzi, vi ricordate il tasto per fare gli angoli con la freccia? Non me lo ricordo. Nessuno se lo ricorda. Aspetta, che cosa? Il tasto per fare gli angoli, tipo che arrivo... Tipo che arrivo qui, schiaccio il premi col tasto destro. Ah, ok, grazie. Stones. Ok. Teoricamente chi merda, che ti non ci posso arrivare. A distanza di frecce, dici, no? Che rilancia. Perché sono così distante? Fate, fate, fate si può passare in mezzo agli amici, un attimo. E te quanti metri posso fare? Aspetta. Ascolta. Ma c'è qualcosa di strano. Non mai due video da due metri. Dovrebbe essere 1,5. Ok. Ma no, non ci arrivo. Se vuoi ti prendo e ti lancio direttamente là davanti. No. Non posso farlo senza recare danni a nessuno. Faccio doppio movimento e arrivo qui. Io niente. Così sono. Così se si rialza ho attacco d'opportunità. E io in caso non posso sparare la freccia perché potrebbe beccare tre persone. No. Faccio collateral. Non c'è l'attacco ai nemici. No. Meno male, dici. Ti faccio una cassa di freccia vagante. Guarda, dopo tutte le cose che abbiamo rischiato tra gli attacchi del bardo e quelli là del... come si chiama? Sì, vabbè. E anche quello del vichingo, l'altro poi mi lanciava l'ascia in testa. Bene. Sì. Io la traposto direttamente. C'è un talento d'arciere che ti dà tipo dei bonus, ma se, se svacchi... colpisci i nemici, vi colpisci gli amici. Oh cavolo. Si chiama Rage Quit. No. Lato positivo, almeno lo ricordo di aver preso qualcosa. Dai. Ok, no, erano... Vabbè, tecnicamente erano 18 danni, mi sono scordato anche di tiro di tiro ravvicinato. Ah, quindi erano 18? Vabbè. Ok. 18... Vabbè, 18 danni e un più e era 24 come per colpire. Ok. Allora, dopo la scagliarsi della della pietra sui Zoz, inizia a gridare, cerca di divincolarsi strappandosi le ali e inizia piano piano ad allontanarsi tutt'altro devastata dai colpi, ben partizionata. Sì, strisciando male. Ma aspetta. È ancora il tuo turno. Sì, vai. No. Ah, ok. Io ho finito il turno. No, quello che volevo chiedere io. Lui si alza più o meno, sta cercando di alzarsi. E allora, se si alza in piedi, attacco d'opportunità. Tanto non ce la fa con la prova di alzarsi. Poraccia. Cioè, oddio, se vuoi che continua a strisciare, comunque non può fare passi di un metro e mezzo l'attacco d'opportunità. Ma sì, lo so. La lapidazione fai da te. Quanti minuti era? Un attimo che controllo il pugno di fuoco. Mi ricordo tutto questo combattimento è durato 3 minuti. Al giorno uno più livello, una volta per round. Quindi si sono spente le fiamme. Vabbè, non fa niente. Li accendi dopo, gli dai una torcia. Eh?
Eh? No, nel senso, fa niente che si sono spente le fiamme. Ah, ok. Sì, faccio una prova di afferrare. La prendo per i peli, per i capelli, quelli che sembrano capelli in testa, la strattono e la comincio a stringere. Già dopo lo strattone diventa bravo. Infatti. No. Okay, c'è una forza che ti spasci di camion e tiri lo strattone a qualcuno, già gli riparte la coda. Vabbè, vedi. Già dopo avevi tirato i capelli dovrebbe uscire lo scheletro direttamente. Sì. Cioè se lo prendi per il collo lo stappi praticamente. Ma DMC, un attimo ce l'avevo segnata. Io sono un cazzo di bottiglia. Ma che perché non te prende te? Prima. Vabbè. Ma vediamo. Non so capire. No, non sono no. Messo male, insomma. Allora questa. Allora. Master. Ma non tocca prima all'accesso. Ah, ogni volta mi scordo. Sì. E poi lui non si ricorda di me. Sì, beh. E poi non ho capito che cosa. Ok, allora. Aspetta, ok, allora quella parte la rifaccio, dai. Allora, prima vai. Vai Caleb. Ok. Ok, lo sfreccio di nuovo. Ci provo. Ok. Dove cacchio è? Ce l'ha. Sì, lo so. Ok. E sarebbe un sì, 23 più altri 23 danni. Più altri 2 danni, quindi 7 in totale. Sì, ok. Sì, vabbè, sì, più 2, ci vedo. Sì, ok. Ok, allora quindi lo faccio diventare sì, un puntaspilli sta diventando. Un puntaspilli. La scema, dovevo dirlo. Vabbè. Ripetiamo la scena, quindi Ada di nuovo cerca di afferrarlo, lo strappa da collotola. Bene. Ma io non ho capito lui che lui fa. Fallisce la prova per rialzarsi, continua a strisciare. Striscia per terra. Ha provato ad alzarsi, ah, ma sì. Non ecco l'attacco di opportunità era quello. No, non deve fare la per prova alzarsi. Per rialzarsi. Se si rialza da attacco d'opportunità. Non si è rialzato. Stava strisciando, via. Ah, dall'altra parte del ponte. Con l'attacco d'opportunità Ada lo afferra. E arrivano le frecce. Vabbè. Ok. Vai. Allora, tu ce l'hai ancora afferrato. Sta facendo imbriacare. Allora. Quindi è afferrato, ce la sta tra me e te, vai. Sono... mi sono iniziato di mettere uno di danni. Ok, quindi danni. Lo trapassi da parte a parte. che bello. Un kebab. Cioè, già ci ho messo io la freccia che diventa proprio tipo spiedino. Adesso... Cioè... l'ho fatto 20 a colpire. Perché c'è anche più 2 perché è attaccato. Ah sì. Dai, è carbonara e kebab, dai. Qualcuno vuole un ghiacciolo? In situazione attuale avete distrutto questo Mefit. Avete fatto punta spilli. È morto male. Si sono sparate più cazzate che proiettili. In tutta questa situazione Lady Argente è rimasta così con la spada in mano a guardare. Ma che cacchio sono venuto a fare qui? Peggio di prima. Io praticamente guardo gli altri e dico: ma il necromante che avete affrontato? Ma che merda era? Beh, quando l'abbiamo affrontato noi era bello tosto. Era circondato da... c'aveva scheletri di ghiaccio. Era quello che c'era attorno. E lui non abbiamo visto che cosa ha fatto di granché. Cioè, mi ha fatto un taglio qui. E poi l'ho visto la sua testa sfracellata dal martello di Turian, quindi... ok. Ora capisco perché ha paura di questo coso. Sì. Storia di ordinaria follia. L'antichristo capitolo 1. Storia di ordinario massacro. Quindi
Possiamo Adesso andare. possiamo attraversare tranquillamente il strada è libera, andiamo. Un fiorino. Sconfitta e Zoz attraversano il ponte, sempre più decisi a scoprire cosa si celi dietro a questo misterioso inverno. Ma anche questo nemico, i Zoz, fa nascere nuove domande in Landis. Perché conosce questo nome? Avrà a che fare con sua madre? Sente che proseguendo in questo viaggio troverà le risposte che cerca. Trovano inoltre tracce di colluttazione tra un animale e un cacciatore. Andando sempre avanti, vediamo un momento in cui delle parti di roccia e neve sono sporche di un colore rossastro. E ci sono delle tracce sia di umani, di uomo che di animale, di qualche animale nell'area. L'animale già si Apposta. sentiva. Ora vado. In lontananza. Si riesce a capire che Sento tipo di diversi. animale. Tira di sopravvivenza. Conoscenza Conoscenza e natura. natura. No, sopravvivenza No. non ce l'ho. Se c'è conoscenza e natura, sì. Se vuoi conoscenza e natura. Vai, vai, Eh? poi con conoscenza e natura. Va bene. Conosci la natura. Tiro anch'io sul La conosce. sopravvivenza. Ok. Conosci bene la La conosce. natura e le tracce sono. Le impronte sono di una donnola gigante. È un esemplare molto raro, cioè molto più grande rispetto a quello di cui di solito si tiene traccia. No, Ma stai una cazzo di donnola no, è crudele? proprio scritto donnola gigante. Ah, ok. Quindi si attacca come la donnola normale questa? Aspetta che ce l'avevo qua la dimensione della donnola. No, no, dico se si attacca come la donnola normale, quindi si deve Che stare. cazzo di animali vedi? Di cui hanno rinvenuto il corpo e anche uno strano diario in cui si parla di una misteriosa capanna nel bosco e di un'ancor più misteriosa bambola. Chi sarà mai? I nostri eroi si stanno addentrando in questa ragnatela di misteri, ma riusciranno a trovare ciò che cercano? Incuriositi dal diario, decidono di andare verso questa misteriosa capanna, ma cosa ci troveranno sarà per un'altra volta.